Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, in questa sede lei è venuto a raccontare una grande menzogna e una pessima trama di un film nero di serie Z. Signor Ministro, la grande menzogna è che nella notte del 29 maggio si stesse cercando un ricercato. Non è vero. Non è vero, non lo diciamo noi. Lo dice una risoluzione del Parlamento europeo del 18 aprile 2013, del Parlamento europeo, signor Ministro, che già poneva l'attenzione sul comportamento del Kazakistan, che era uso perseguitare i familiari degli oppositori politici, e metteva in guardia, signor Ministro, il nostro paese, come gli altri paesi, da questi comportamenti, perché era chiaro che cosa facevano in Kazakistan. Glielo leggo che cosa facevano. Si scrive in questo deliberato che il 21 dicembre 2012, a seguito della causa avviata il 20 novembre 2012 dal procuratore generale del Kazakistan, il tribunale distrettuale di Almaty ha messo al bando il partito ALGA con l'accusa di estremismo, che tale bando, signor Ministro, ascolti bene, tale bando rende personalmente responsabile Alia Turusbenkova, la moglie di Kozov, il capo del partito di opposizione. Lei si rende conto? Il capo del partito di opposizione, che è in galera con una condanna a 7 anni per accuse vaghe e infondate, dice questo rapporto, è accusata di essere responsabile per quello che accadrà, per quello che commetterà un partito d'opposizione. E lo sa che partito era il partito ALGA? Era il partito che è nato dalle ceneri del partito che si chiamava Scelta Democratica per il Kazakistan, quello che era il partito del marito della signora Shalabayeva, quello che lei definisce un ricercato, era il capo del principale partito di opposizione di quel paese. Era un esule politico. Un esule politico, signor Ministro, riconosciuto tale dal governo inglese. La grande menzogna, signor Ministro, è quella che si viene a dire in quest'Aula, che si cercava un ricercato, mentre le intenzioni erano chiare. Quando un governo noleggia un aereo privato dal costo di 100.000 euro al giorno e lo porta a Ciampino, non aspetta un ricercato, perché lei sa, signor Ministro, e non ce lo può venire a dire qua in quest'Aula, che un ricercato con mandato di cattura internazionale, qualora fosse trovato dalle nostre forze di polizia, dovrebbe essere estradato, non espulso. Quell'aereo poteva restare là per mesi, per anni. Non attendeva quell'aereo, non attendeva, signor Ministro, il marito della Shalabayeva. L'avrebbe atteso invano, lo sa perché, signor Ministro? Perché i paesi europei non estradano nessuno, neanche i peggiori criminali, verso il Kazakistan. Ci sono diverse pronunce verso veri criminali che non sono stati estradati. Lo sa perché, signor Ministro? Perché le convenzioni internazionali, la normativa europea, la Carta dei diritti dell'uomo europea impediscono di estradare perfino i criminali, non una madre e una bambina di 6 anni, ma i criminali non possono essere estradati verso un regime come quello kazako. Lei, signor Ministro, ci viene a raccontare adesso che non sapeva, che non era a conoscenza. Questa non è una storia credibile. È la trama di un film di serie Z, che nostri funzionari di polizia hanno tradito il loro compito. Non è così, signor Ministro. Non è così. Questi hanno agito nella consapevolezza di avere ricevuto coperture politiche, signor Ministro, coperture politiche che vengono dal capo del suo partito, che è sodale socio del dittatore kazako, signor Ministro, perché sa,
sa, il dittatore del Kazakistan non va a fare le vacanze nelle ville di quei funzionari di polizia, ma nelle ville dei sodali del signor Berlusconi. Non ci venga a raccontare qua storie. Non se la prenda, signor Ministro. Non se la prenda per le sue responsabilità con gli uomini in divisa che difendono la libertà in questo paese e che hanno seguito i suoi ordini senza capire quello che facevano probabilmente o altri per compiacere il suo ministero e chissà chi altri. Allora, signor Ministro, lei deve fare un atto di responsabilità che dia uno straccio di dignità a questo paese che col suo operato lei ha buttato nel fango. Il suo ministero ha infangato il nome dell'Italia, ha messo a rischio una donna e la sua bambina che in questo momento soffrono, sono in ristrettezze della libertà, a rischio una bambina di finire in un orfanotrofio e una donna senza colpa in galera, perché ricordiamolo, era ricercato per le accuse farlocche il marito, non la signora. Ma io mi chiedo, signor Ministro, ma in quale paese pensa di vivere? In quale paese civile, democratico, occidentale, una madre e una bambina possono essere consegnati a una dittatura con una ferocia che non ha pari, signor Ministro, da nessuna parte? Qua c'è un documento, lei che dice che la signora Shalabayeva non ha chiesto asilo politico. Qua, signor Ministro, lo guardi, c'è scritto Questura di Roma, la signora Shalabayeva, consapevole dei rischi che correva la sua bambina, cercava di metterla in salvo. Sa cosa ha dichiarato giorno 29 in Questura? Che la bambina doveva essere affidata alla signora Seralieva Venera. Perché non è affidata alla signora Seralieva Venera? Signor Ministro, lei ce l'ha la risposta a questa domanda? Ce l'ha la risposta a questa domanda o dobbiamo credere alla sua storia che una persona in gravissimo pericolo che si era nascosta in Italia non ha chiesto asilo politico? E noi dobbiamo credere alle sue parole o dobbiamo credere ai fatti? I fatti parlano chiaro, signor Ministro. Ne tragga le sue conclusioni. Grazie.